Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati e bentornate sul mio canale. Dal titolo avete già capito che tipo di video è un nuovo video tag. Sono stata taggata dalla mia amica Caterina Camilleri, vi lascio nell'info box il link al suo video. E iniziamo il video. Il video è un video composto da 10 domande che io mi sono scritta ovviamente. È stato ideato da Crystyle & Matrix. Iniziamo. Allora, prima domanda. Se ti si presentasse una veggente, vorresti sapere la verità su qualcosa in particolare? No, non ho questa voglia di sapere qualcosa in particolare, anche perché non credo alle veggenti. Quindi metterei in dubbio ciò che la veggente potrebbe dirmi. Domanda numero 2. Ti piacerebbe entrare nella mente delle persone che conosci per sapere se le cose che ti dicono sono vere o no? Non mi piacerebbe al momento, mi sarebbe piaciuto in passato per poter scoprire prima la vera natura di alcune persone che sono entrate nella mia vita e di cui ormai non voglio più parlare. Quindi al momento no, non vorrei entrare nella mente di quelle delle persone che adesso sto frequentando, perché grazie al cielo sto riuscendo a selezionare molto meglio le persone di cui mi voglio circondare. Voglio circondarmi di persone positive, di persone che non abbiano secondi fini, di persone che comunque possano apportare serenità e sorrisi e simpatia alla mia vita, perché di pesantezza la vita già te ne dà tanta. Quindi andiamo avanti. 3. Sei una persona sincera al 100%? No, io non credo che nessuno sia sincera al 100%, perché comunque non lo si può essere. Cerco di esserlo però, e quando devo dire la mia non mi risparmio, però ho vari modi per dire la mia: o la faccio capire, o la faccio intuire, o la dico con educazione. Se proprio la situazione non mi permette di dirla, preferisco tacere. Comunque nessuno, io non credo che ci sia una persona sulla terra che possa essere sincera al 100%. Numero 4. Preferiresti confidare le tue verità più scomode o dare 500 euro in cambio? Partendo dal presupposto che in un video che ho girato stamattina, e vi ho già detto che questo sarà un anno molto impegnativo a livello fisico, emotivo, ma soprattutto a livello economico per me, perché sto investendo parecchio in alcuni progetti, non avrei 500 euro da dare. Partendo dal presupposto che non ho verità scomode da confessare, quindi io potrei dire che preferirei confidare le mie verità più scomode, perché di verità molto scomode non penso di averne molte. No, non ne ho nessuna, credo. 5. In amore dici più verità o bugie? In amore dico verità, assolutamente verità. Ci sono state situazioni in cui ho dovuto accettare delle condizioni che mi sono state imposte, situazioni in cui per amore ho accettato delle situazioni, non imposizioni, perché non erano imposizioni, però ho dovuto accettare delle situazioni che però poi a lungo andare hanno logorato il rapporto. E nel momento in cui io ho capito che accettare quelle situazioni non faceva altro che farmi star male, farmi del male, chiedendo all'altra persona un maggior spazio dedicato esclusivamente a me e a lui, quindi ho detto la verità, il mio rapporto si è sgretolato e ne ho sofferto, perché ovviamente quando sono coinvolti i sentimenti uno ne soffre. Ne ho sofferto, ma ad oggi sono contenta di aver detto la verità. Ho visto la mia storia finire nel momento in cui io dicevo ti amo, ma l'altra persona non riusciva a rinunciare. Non riusciva comunque a concedermi, o a concederci, forse è meglio dire, più spazio
riservandone un pizzichino. Io non chiedevo una totale concentrazione sulla nostra storia, su noi due, ma chiedevo semplicemente un po' più di spazio per noi due, mentre io dicevo ti amo, l'altra persona si è tirata indietro. Questo mi ha fatto molto male, però sono stata onesta al 100%. In quel caso veramente sono stata sincera. Comunque io nei rapporti, nelle relazioni d'amore, io tendo ad essere sempre sincera. Hai mai preso in giro qualcuno perché ti imbarazzava dire la verità? No, assolutamente, non ho mai preso in giro nessuno. Al massimo tacevo, ma prendere in giro qualcuno perché mi imbarazzava dire la verità? No. 7. Hai mai provato piacere nel dire una bugia? Rifletto, sto riflettendo. Mi è capitato di dire delle bugie, mi è capitato di dire delle bugie intenzionali e forse sì, c'è stata una volta in cui ho goduto nel dire una bugia ad una persona e ne ho goduto davvero tanto perché comunque mi sentivo toccata dalla situazione, quella situazione, quella persona mi stava facendo del male, quindi ho goduto nel dire una bugia. 8. Come ti senti quando racconti una bugia? Allora, partendo dal presupposto che ci sono delle situazioni in cui si deve dire una bugia, ma non perché si è bugiardi, ma perché magari io intendo bugia per celare la totale verità. Comunque a me dire le bugie fa star male, non mi sento a disagio con me stessa, mi sento a disagio nella situazione, mi sento a disagio con la persona a cui sono costretta a dire una bugia, quindi cerco di non dirle, quindi preferisco piuttosto stare in silenzio, ma quando le devo dire sono molto a disagio. 9. Nella tua vita ti si sono presentati più amici sinceri o amici falsi? Molte maschere, ma sono arrivata al punto di poter dire che scelgo le persone che voglio far entrare nella mia vita e che voglio nella mia vita, quindi al momento mi ritengo molto fortunata e penso di avere intorno e accanto a me solo amici sinceri, diciamo. Via. Ultima domanda, credi sia più giusto dire la verità seppur dolorosa o dire una bugia che non faccia male? Io diciamo che preferirei dire la verità, anche se fa male. Io dico sempre, preferisco la verità e soffrire piuttosto che illudermi in una bugia. Quindi io preferisco comunque dire la verità. Cerco di, semmai se vedo che la persona a cui devo dire la verità è una persona piuttosto sensibile, è una persona che potrebbe rimanerci male. Cerco di addolcire la pillola con modi delicati, però io tendenzialmente preferisco la verità anche se dolorosa, perché comunque la vita mi ha insegnato a rialzarmi sempre, sempre. Quindi io dico sempre, preferisco la verità che mi faccia star male, tanto prima o poi mi rialzo. Quindi questo era il tag, è stato molto interessante come tag. Io ringrazio nuovamente Caterina per avermi taggata e a mia volta taggo delle persone di cui sono curiosa di sentire le risposte. Ovviamente tutti lo saprete già qual è il mio primo nome, quindi è Patrizia del canale Mandorla e Cioccolata. Il secondo nome che vi stupirà, perché non l'ho mai citata nei miei video, ma è Cristiana del canale Cristi 74. 74? Cristiana. Poi ve lo scrivo bene qui il nome dei canali perché i canali con i numeri purtroppo mi creano dei grossi problemi di memoria. E poi, perché l'altro ieri ho visto che mi ha taggata in un suo tag. Vorrei tanto, tanto, tanto taggare Giampi. Vi lascio qui il nome del suo canale. Ovviamente di questi tre canali vi lascio anche i link nell'info box assieme ovviamente al link al video di Caterina. Mi sto
impappinando, ma va bene, io proseguo. E quindi vi ringrazio, un bacio e vi aspetto al prossimo video.